Amici di Onda Libera, siamo a Fossombrone dove questa sera si terrà un convegno per illustrare alla popolazione che cosa sono le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, che tra l'altro verrà aperta quella per la Regione Marche proprio qua. Siamo con Vito Inserra, che è presidente dell'associazione Liberamente, fa anche parte del tavolo regionale sulla psichiatria e che Liberamente è l'associazione che ha voluto questo convegno, ha sentito l'esigenza di questo convegno. Da cosa nasce questa esigenza? Nasce dall'esigenza di parlare con i cittadini di Fossombrone, perché secondo noi non è stata presentata bene proprio ai cittadini di Fossombrone, questo istituendo un nuovo impianto che dovrà sostituire appunto quelli che sono oggi gli ospedali psichiatrici giudiziari in Italia. Sono sei, il legislatore nel 2012 ha stabilito che questi sei impianti scompaiano e ha detto alle 20 regioni e alle due province autonome: datevi da fare e ognuno si organizza nella propria regione per accogliere i propri cittadini in questi nuovi impianti. A Fossombrone nascerà questo impianto nuovo che si chiama REMS, è una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza e che secondo la storia del penale della nostra regione dovrebbe aver bisogno di un impianto di 20 posti, non di più. Ok, quindi abbiamo visto, insomma, la popolazione si è un po' allarmata, dice abbiamo già il carcere, ora ci date anche i criminali con problemi psichiatrici, li possiamo invece tranquillizzare. Assolutamente sì, siamo qui per questo, per confrontarci tranquillamente, poi parleremo anche dell'aspetto della tutela dei diritti per queste persone e anche di un altro aspetto che riguarda il codice penale, che è quello che prevede l'istituto della non punibilità, su cui come associazionismo abbiamo qualcosa da dire. Ecco. Voi avete posto l'accento anche proprio nel titolo del convegno su appunto la necessità del rapporto col territorio. Noi questa è un po' l'innovazione della legislativa che fa seguito appunto alla legge Basaglia e che applica gli stessi principi anche sull'esecuzione giudiziaria. Come avverrà, voi che appunto venite da Sociale, siete un'associazione, come le immaginate questo rapporto tra questa istituzione che nascerà e il territorio, appunto la società attorno? Intanto con questi momenti di chiarimento direttamente con la cittadinanza e poi nella caratterizzazione del nuovo impianto della REMS intendiamo garantirci che questo rapporto con la cittadinanza continui, perché nel comitato di cui facciamo parte, che istituzionalmente nelle Marche si occupa di tutte queste decisioni, quindi ci siamo anche noi del tavolo regionale della salute mentale, abbiamo previsto, abbiamo chiesto e continueremo a chiedere che all'interno della gestione del nuovo impianto della REMS ci sia la presenza organica di un comitato di gestione in cui siano presenti le associazioni, l'associazionismo di tutela, laddove c'è, nella nostra regione c'è, quindi chiederemo di essere presenti proprio per vedere come vanno le cose intanto, soprattutto nella prima fase. No, infatti le volevo chiedere proprio questo, perché diciamo rispetto a questo passaggio dagli OPG alle REMS alcuni autorevoli, anche esponenti della società civile, dell'associazionismo hanno in qualche modo sollevato la preoccupazione che in realtà sia un cambio di nome ma che nella sostanza non cambi nulla. Cosa si può fare appunto per evitare questo, che il passaggio sia reale? No, noi siamo molto chiari da questo punto di vista. Come in tutte le cose esiste un'agenda. Ecco, nella nostra agenda come associazione di tutela al primo posto c'è che i sei ospedali psichiatrici giudiziari nel nostro paese scompaiano. Quello è il primo punto all'ordine del giorno. È chiaro che a seguire immediatamente accostata a questa esigenza primaria la faccenda che non si ripete evidentemente un altro impianto tipo OPG in piccolo, ma assolutamente il legislatore è stato chiarissimo nel dare un indirizzo da questo punto di vista. Parliamo di cittadinanza fragile che è costretta per quanto riguarda, per questioni anche di sicurezza, per quanto riguarda la libertà di questi cittadini in un impianto nuovo, ma che comunque continua a essere titolare di tutti i diritti di cittadinanza. Questo è fondamentale per noi. Per garantirci questo abbiamo detto noi ci vogliamo essere all'interno, non solo i tecnici ma anche la rappresentanza della cittadinanza di tutela soprattutto. Grazie anche per aver organizzato questo evento che sicuramente è utile. Grazie a voi.